mi presento, non ho la voce bassa, scusatemi, non la sollevo, fidatemi se mi sono incazzato. Attenzione che c'è il filo. Sono Giuseppe Flori, sono il presidente del comitato Pro Sardegna, che probabilmente avete sentito più che altro sul web. È un'associazione culturale senza scopi di lucro. Innanzitutto sono felice del successo di quello che è avvenuto il 4 a Santa Giusta, in quanto secondo me è un evento storico riuscire a riunire tutti i vari simboli in un unico problema comune. Non mi dilungo sul problema del comitato, del nucleare, perché sappiamo tutti benissimo che a noi non serve e che è una cosa soltanto una questione finanziaria per le multinazionali. E questo comitato che noi abbiamo creato adesso, penso che nel proseguo non avrà singoli e quindi, come diceva lui, ognuno porterà avanti il suo discorso col proprio singolo. Ha però anche bisogno di aiuti e di finanziamenti e quindi stavo pensando di proporre una cosa riguardo a questo. Innanzitutto c'è un'altra osservazione da fare. Prima di tutto dobbiamo cercare di riunirci maggiormente per poter comunicare tra di noi. Adesso c'è la Facebook, che tutti quanti ne hanno sentito parlare, che ha oltre 300.000 iscritti sardi. Non è poco. E quindi se noi riusciamo a convogliare le nostre proposte su un'unica pagina, queste vengono ascoltate da tutti quanti quelli che navigano su Facebook. Ed è un ottimo, perché la comunicazione è essenziale. Penso che l'Unione Sarda abbia sbagliato oggi asserendo nel piccolo annuncio che ha fatto che questo era l'unico giorno possibile per aderire a questo comitato, perché a me non risulta assolutamente, che poi tra l'altro l'articolo l'ha messo soltanto sulle pagine della provincia e neanche in quelle regionali. Ha già fatto molto. Come? Ha già fatto molto per essere l'Unione Sarda. Sono andato personalmente a chiedere. Quindi poi vi illustrerò eventualmente, magari successivamente, come è possibile, perché noi avremo già preparato delle pagine disponibili a tutti, dove tutti quanti possono diventare amministratori e fare i loro annunci e pubblicizzare i loro pensieri, affinché arrivino a tutti. E quindi diciamo che queste cose sono già pronte, sono soltanto da condividere e portare avanti per essere il più numerosi possibile. Un'altra cosa a cui ho pensato, proprio per fare un po' di cassa, è quella che innanzitutto impedire praticamente che i sindaci hanno la possibilità di fare un'ordinanza nel loro territorio dove impediscono il passaggio di scorie e di qualsiasi cosa che riguarda il nucleare. E quindi proporre questa ordinanza a tutti i sindaci della Sardegna, qualcuno non ha l'idea perché magari è la forzatura da parte del suo partito, comunque penso che la maggior parte, essendo un problema comune, lo farà. E a questo punto proporrei anche di vederlo, questa lavoro che sto già facendo, continuamente, quando noi usciamo nelle strade dobbiamo vedere il segno di quello che succede. E a proposito di questo propongo di fare delle bandierine semplici contro il nucleare da appendere in ogni balcone del paese, delle città all'inizio del paese, che possono essere distribuite dai sindaci oppure da noi stesso nelle varie manifestazioni che si seguiranno. In modo che non sia una parola buttata così che poi nessuno ricorda, ma ogni volta che passiamo in una strada dobbiamo vedere quanta gente vogliamo vedere, che tutta la Sardegna è contro questo discorso. Giuseppe, prima della nazionale è stato lanciato col giallo, bandierine gialle. Sì, c'è il simbolo, non nucleare Sardegna, c'è già, si può proporre questa bandiera qui
parla in modo semplice che sia. Ma dico, c'è Giada, si collega anche a tutte quelle che ci sono sul territorio nazionale. Certo. Possiamo prendere anche quella che avete fatto voi, non c'è problema. Vediamo contro quella contro nucleare. Possiamo parlare. E poi dopo, poi possiamo metterci a fianco quella dei quattro mori. Sardegna, che poi qualcuno sarà contrario perché vuole cambiare la bandiera, ma per il momento è riconosciuta quella di tutto il mondo. E di conseguenza teniamocela perché non sarà il momento di altre discussioni. E possiamo affiancarle e quelle bandiere ci porteranno un po' di patrini, perché chiaramente non si fanno per niente. Costerà un euro, si venderà un euro e mezzo. E intanto migliaia di bandiere cominciano a portare migliaia di euro dentro le casse e poi non è lo spot che parti, spendi e poi dopo ti sparisce perché sono 5-7 secondi di spot. Quindi ogni volta che noi passiamo nelle strade, immaginate che tutte le bandierine gialle, tutti i bandieri, che poi saranno gelosi, il vicino sarà geloso perché non ce l'ha e andrà a prendere al comune, insomma. Cioè, questo è praticamente quello che per il momento avrei. Poi potremmo tornare a